Derby del fair play, quello tra Porto Gruaro e Treviso. Le due squadre hanno invitato allo stadio Pier Giovanni Mecchia gli studenti delle scuole delle rispettive città e dei settori giovanili. Una partita, una festa, per la quale è stata allestita un'apposita tribuna, nella quale hanno trovato posto una cinquantina di ragazzi, gli uni a fianco agli altri. Poi il match tra le due venete, entrambe in posizione di classifica davvero critica. Una sfida intensa, ma tutt'altro che spettacolare. Occasioni se ne vedono poche e ad un certo punto tutto fa pensare che il pareggio sia il risultato più probabile, fino al 34esimo del secondo tempo, quando i padroni di casa riescono a passare in vantaggio dopo una mischia nell'area trevigiana e Patacchiola ad insaccare su calcio d'angolo, tra l'altro molto contestato. Il Treviso assedia la retroguardia locale, ma al 95esimo l'arbitro concede il rigore ed espelle il portiere ospite Merlano. Dal dischetto si presenta Capitan Cunico, mentre in porta è costretto ad andare Piccioni, che di mestiere fa il centrocampista. Incredibilmente lo stesso Piccioni para il tiro, ma la sfera finisce sulla testa di Cunico, che ribatte in rete e firma così il 2-0 finale, centesimo gol per il bomber granata.